storia. Oggi è il 20 dicembre. URSS, fondata alla CECA, antenata del KGB. 1989. Gli USA invadono Panama per rovesciare il governo Noriega. 1991. Muore l'attore Walter Chiari. Commenta il fatto del giorno Enzo Delrico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Oggi parliamo di Pier Giorgio Welby, uno dei protagonisti drammatici ovviamente della lotta per il diritto all'eutanasia, ma anche un italiano pieno di talenti che non conoscevamo. Dicembre 1917. In Unione Sovietica viene fondata la CECA. Antenata del KGB, è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzerzhinsky per combattere i nemici del nuovo regime bolscevico. In pochissimo tempo, grazie a infiltrazioni e operazioni di spionaggio, la CECA riesce a eliminare gruppi controrivoluzionari, ricorrendo anche a esecuzioni sommarie. Viene sciolta nel 1922. Dicembre 1989. Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega. Ex collaboratore della CIA, poi accusato di traffico di droga e per questo entrato in rotta di collisione con l'amministrazione statunitense, Noriega aveva assunto il controllo del paese nel 1986. Sorpreso dalle truppe americane, si rifugia nell'Annunziatura Vaticana e si arrende solo il 3 gennaio. Estradato negli Stati Uniti nel 1992, Noriega viene condannato a 40 anni di carcere. E parliamo della situazione a Panama, ancora confusa. Il generale Noriega è sempre introvabile. Le forze di difesa panamensi stanno lasciando le postazioni militari per unirsi ai cosiddetti battaglioni della dignità e adottare la strategia della guerriglia urbana. Oggi anche la guarnigione David, una delle più importanti del paese, ha rinunciato a combattere contro le truppe statunitensi, issando la bandiera bianca. I soldati americani hanno sotto controllo non solo le ambasciate di Cuba, Nicaragua e Libia, dove potrebbe essersi rifugiato Noriega, ma anche molti punti strategici del paese. Violenti combattimenti continuano nelle città di Rio Hato e di Colón. Secondo fonti ufficiali, i morti da parte panamense dovrebbero essere 279 e 66 i feriti. Fatti prigionieri circa 1.500 militari di Noriega. Il nuovo presidente, Guillermo Endara, ha decretato il coprifuoco notturno e ha detto che entro un mese dovrebbe prendere il pieno controllo della situazione. Tra i paesi dell'America Latina che non riconoscono il governo di Endara ci sono giunti anche la Colombia, l'Uruguay e l'Honduras. Panama City si è tacciata adesso da migliaia di soldati americani a caccia di Noriega e a tentare di snidare i fedelissimi del Battaglione della Dignità, che evidentemente hanno preso alla lettera l'appello del dittatore vittoria o morte. Improbabile epilogo, ma certo ancora combattimenti in diverse località del paese, bombardati dal cielo alcuni quartieri della capitale. Segno evidente che l'ordine continua a non regnare a Panama. Anzi, è una lontana vaga ipotesi. Tant'è che è stato rafforzato ulteriormente il contingente americano e mille conferme che l'invasione è destinata a protrarsi nel tempo. Lo stesso presidente Bush in una conferenza stampa ieri sera ha detto che i GIs resteranno a Panama fino a quando sarà necessario. Cioè il potere democratico stabile e sicuro. Appunto l'ordine a Panama. Per ora il neopresidente Endara, apparso ieri in Parlamento per la prima volta dopo l'invasione, non riesce nemmeno a far rispettare il coprifuoco a Panama City e a giudizio di molti ha un vizio d'origine, quello di aver prestato giuramento in una base militare americana e passa così in secondo piano la sua vittoria nelle elezioni di maggio annullate dal dittatore narcotrafficante. Così, per Marines e Rangers si profila il passaggio da forza di invasione a forza d'occupazione. Ed è sempre più chiedersi non solo fino a quando, ma a che prezzo.
Le vittime, prima di tutto una ventina finora i morti, 200 e passa i feriti. E le prime bare da Panama arrivavano ieri, propriamente il presidente Bush parlava e le grandi reti televisive hanno trasmesso tutti e due gli avvenimenti in diretta, spaccando così il teleschermo. Pesa infine il dissenso internazionale, soprattutto quello del Centro e Sud America, proprio quando i rapporti con Washington sembravano al meglio. Significativo che l'Organizzazione degli Stati Americani abbia approvato una risoluzione che condanna l'invasione di Panama con 20 voti favorevoli, 6 astensioni e il solo voto contrario degli Stati Uniti. Devo prendere il giubbotto, gli occhialini, gli occhialoni e il casco. No, il casco, occhialoni e casco. Casco per terra, perché no? Vai via, cretino! 20 dicembre 1991. Muore l'attore Walter Chiari, al secolo Walter Anni Chiarico. Esordiente nel 1946 nel teatro di rivista, Walter Chiari consolida la sua figura di attore comico e brillante intrattenitore anche in televisione, in teatro e nel cinema. Memorabili sono le sue interpretazioni in Bellissima di Visconti, Il giovedì di Dino Risi e Falstaff di Orson Welles. Negli anni 70, a causa di alterne vicende con la giustizia, scompare dalle scene. Un infarto lo stronca, mentre seduto in poltrona sta guardando la TV nel residence dove abita. Schumann, slancio, decima incisione. Dicembre 1982. Muore, all'età di 95 anni, il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein. Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra. Naturalizzato statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, Rubinstein rifiuta di esibirsi nelle due Germanie per rispetto delle vittime dell'Olocausto. Si ritira dalle scene nel 1976 a causa di gravi problemi alla vista. Ginevra, Arthur Rubinstein. È un'intervista dell'autunno dello scorso anno. Il celebre pianista, uno dei più grandi del nostro tempo, compie ora 95 anni. La Polonia è il mio paese. Sono nato lì, a Lodz. Dopo la Grande Guerra, io e la mia famiglia siamo diventati americani, ma sono rimasto polacco e innamorato della vita. Rubinstein, americano dal 1946. Da giovane aveva studiato con Paderewski, grande pianista anche lui e anche uomo politico. La critica riconosce ad Arthur Rubinstein la possibilità di interpretare i grandi musicisti, soprattutto Chopin, con una intensa sensibilità romantica. Ma accanto alle possibilità interpretative di Rubinstein, a volte appassionate e irruenti, esiste anche la grande limpidezza della regola. Come Georges Braque nella pittura, Rubinstein ama la norma che corregge l'emozione. È una verità che si avverte subito da questo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin, eseguito da Rubinstein a Ginevra alla fine degli anni 60. Dicembre 1995. In seguito agli accordi di pace di Dayton, che mettono fine alla guerra civile nell'ex Jugoslavia, viene dispiegata in Bosnia una forza multinazionale guidata dalla NATO allo scopo di mettere fine alle ostilità e di costituire un governo centrale con l'avvio di programmi per la ricostruzione del paese. L'ammiraglio Layton W. Smith Jr. viene posto a capo della missione, cui partecipano militari di 32 paesi, incaricati di sostituire le forze di peacekeeping dell'ONU. 20 dicembre 1882. Muore il patriota italiano Guglielmo Oberdan.
Nato a Trieste nel 1858 come Wilhelm Oberdank, decise di cambiare il nome per rivendicare la propria italianità. Nel 1878, da tempo in contatto con organizzazioni irredentiste, viene aiutato a riparare in Italia per non rispondere a una chiamata alle armi nell'esercito austriaco. Nel 1882 Oberdan rientra clandestinamente a Trieste per organizzare un attentato contro l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria in visita alla città, ma riconosciuto, viene arrestato. Dichiaratosi colpevole, viene condannato a morte. La sentenza viene eseguita mediante impiccagione il 20 dicembre 1882. 20 dicembre 1973. A Madrid, l'ETA mette a punto un attentato ai danni del primo ministro, Luis Carrero Blanco, stretto collaboratore e possibile successore del dittatore Francisco Franco. La macchina del ministro viene scaraventata in aria a un'altezza di oltre 30 metri da un'ingente carica di esplosivo. Carrero muore per le ferite riportate. Dicembre 2006. Pier Giorgio Welby, politico e attivista costretto da una distrofia muscolare all'immobilità assoluta e al mutismo, sebbene mentalmente lucido, ottiene dopo anni di battaglie che vengano sospese le cure e staccati i macchinari che lo tengono in vita. Il suo caso ha aperto un acceso dibattito in Italia sull'accanimento terapeutico e sul diritto all'eutanasia. Il medico che, secondo la volontà di Welby, lo ha sedato e ha staccato il respiratore, è stato prosciolto da ogni accusa. Conosciamo Pier Giorgio Welby per essere stato uno dei protagonisti della lotta per il diritto all'eutanasia, ma in realtà Welby fu tante altre cose. Fu un pittore, fu un poeta, uno scrittore, un giornalista e anche un attivista politico. Questo ci dice molto sul fatto che all'interno di mondi spesso purtroppo separati dalla nostra vita quotidiana si nascondono tantissimi tesori. La storia di Welby comincia nel 96 quando sua moglie Mina Welby chiama i soccorsi per una crisi respiratoria del marito. Da questa crisi praticamente cominciò tutto il calvario di Pier Giorgio Welby e da lì cominciarono anche le sue richieste di poter staccare la spina. Fu collegato appunto a un respiratore automatico e poi nel 2006 morì appunto con la concessione di poter staccare la spina. Questa cosa ovviamente diede vita ad una serie infinita di polemiche. Basta ricordare che la moglie di Welby chiese una celebrazione cattolica dei funerali, ma l'allora segretario della CEI, il cardinale Ruini, glielo negò perché sosteneva appunto che il suicidio è un peccato e non può essere perdonato. Ancora oggi, nonostante all'epoca sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sollecitò una discussione politica all'interno del Parlamento sul tema appunto del suicidio assistito, ancora oggi questa discussione è soltanto agli albori. Proprio alcuni giorni fa è stato presentato alla Camera il primo DDL nel quale si prevede la discussione appunto intorno a un progetto che possa rendere possibile il suicidio assistito per malati gravi e persone che chiedono nel proprio testamento biologico di poter staccare la spina. Mi ha confermato ovviamente pienamente la sua volontà di poter essere interrotta la terapia ventilatoria a cui lui era legato, come tutti noi sappiamo,
ovviamente che questa cosa potesse essere fatta a venire in corso di sedazione. Così Mario Riccio, medico anestesista dell'ospedale di Cremona, racconta come ha accertato la volontà di Pier Giorgio Welby prima di somministrargli un sedativo e staccare il respiratore. 40 minuti è durata la sedazione e poi Welby ha chiuso gli occhi per sempre, dopo aver ringraziato i radicali per il loro aiuto. Un Welby lucidissimo, raccontano, e Pannella loda il medico che si è fatto carico di rispettare la volontà di un malato. Certo, nessuno può pretendere dai medici di essere eroici, certo. Si rischia 10-15 anni di galera, quindi chi può giudicare tutti i medici che non sono lui? La polemica divampa, la politica deve trovare i modi di legiferare, il primo commento del presidente della Camera Bertinotti, e gran parte del centro-sinistra, DS, Rifondazione, Verdi, Italia dei Valori, chiedono che testamento biologico e accanimento terapeutico siano affrontati al più presto in Parlamento. Ma il comunista Rizzo mette in guardia dalle strumentalizzazioni e i cattolici del centro-sinistra mostrano tutto il loro disagio. Paola Binetti giunge a chiedere le dimissioni di Emma Bonino, presente alla conferenza stampa dei radicali, e il ministro Bindi aggiunge: nessuna legge avrebbe mai potuto e potrà mai legittimare un atto di vera e propria eutanasia, perché di questo si tratta. Forti le critiche dal centrodestra, Fini parla apertamente di strumentalizzazioni e dice chi lo ha fatto dovrà risponderne alla giustizia. E Bondi, Forza Italia, aggiunge: serve una legge, perché in un paese civile questioni così delicate non si possono risolvere in questo modo. Si tratta di un vero atto di sciacallaggio politico. Venire a fare una conferenza stampa oggi, quando muore una persona, staccare una spina a una persona mi sembra un atto di assoluta gravità. Mi auguro che la magistratura prenda le opportune decisioni. Nessuno può permettersi di decidere quando un uomo deve morire. È un fatto di una gravità inaudita e io mi auguro davvero che la magistratura intervenga immediatamente per evitare il riprodursi per emulazione di eventi omicidi come quelli che si sono verificati oggi. Il presidente Napolitano ha inviato un messaggio alla vedova Welby per parlare del caso in sé, per chiedere al Parlamento una norma condivisa da tutti per affrontare sofferenze come queste. Il servizio è di Daniela Vergara. Un filo speciale ha legato il presidente Napolitano a Welby, un filo che non si è spezzato nemmeno oggi. Il capo dello Stato, scrivendo alla signora Welby, ha detto: ora il Parlamento deve discutere, deve arrivare a conclusioni ponderate e condivise. Un filo fatto di solidarietà, emozione e voglia di ascoltare. Welby si rivolse a lui alla fine di settembre. Il mio grido non è di disperazione, disse, ma pieno di speranza umana e civile per questo nostro paese. Napolitano gli rispose: la sua vicenda mi tocca come presidente e come uomo. E ancora, la riflessione deve esserci, il solo atteggiamento ingiustificato sarebbe il silenzio, la sospensione, l'elusione di ogni responsabile chiarimento. Ma la soluzione condivisa della quale parlava il presidente non c'è stata. Ora la lettera alla signora Mina. Le sono vicino, la sua odissea è purtroppo continuata nelle difficoltà di soluzioni appropriate e tempestive. L'appello di Pier Giorgio ha fatto emergere l'esigenza di riflettere in profondità su questioni eticamente sensibili che interrogano la coscienza e la responsabilità collettiva e individuale. Il dibattito, ha concluso Napolitano, è in effetti ormai aperto. Ora decide il Parlamento. Dicembre 1960, il Vietnam del Nord annuncia la formazione del Fronte di Liberazione Nazionale del Sud. L'obiettivo è la creazione di un'organizzazione simile al Viet Minh, che aveva liberato il paese dal colonialismo francese, facendo appello a tutti i settori sociali del Sud, scontenti del regime di Ngo Dinh Diem. Fin dall'inizio, però, il fronte viene di fatto dominato dal Partito Comunista del Nord, conquistandosi il nome di Viet Cong, contrazione di Vietnam Cong San o Comunista del Nord. Saranno gli attacchi del braccio armato del fronte contro le installazioni militari americane a convincere Lyndon Johnson a portare nel giro di pochi anni il numero dei soldati americani presenti in Vietnam da poco più di 10.000 a 500.000.